Allora, ci siamo? Possiamo andare? Fanno segno che devo aspettare ancora un minuto. Stiamo aspettando non so chi esca dalla pubblicità. Che c'è dietro? Filippo, fammi un fischio quando posso andare. Ma questa immagine dietro è proprio necessaria tenerla così molto... Cioè, se a quella... Ecco. No, vabbè, allora rimettiamo... No, così è... Torniamo all'immagine, vabbè. Ci siamo? Posso partire? Via, dai. Fratello, io ti voglio bene, però fatemi fare... C'ho quanto? Posso partire? Allora, oggi il Consiglio dei Ministri, che sta peraltro ancora... concludendo alcune norme, ha approvato un bel pacchetto di interventi. Vi faccio l'elenco delle questioni, poi sarà grande serata per Filippo darvi un po' di materiale, spero il più possibile utile ai vostri effetti. Il primo... No, non direi il primo. Allora, oggi noi presentiamo insieme il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri sulla scuola. Entro il 15 giugno mi ero impegnato a assegnare gli spazi di patto stabilità rispondendo alle domande dei sindaci. Diverse migliaia di interventi sbloccati, avrete la cartina con l'elenco delle località in cui si interviene. Ed è uno. Due, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri sul processo telematico amministrativo. Quello civile parte il 30 giugno. Quello amministrativo deve concludersi entro il 2000, deve concludere il proprio iter entro il 2015. Quindi, se ricordate le raccomandazioni europee che parlavano di scuola, di processi amministrativi e burocrazia, di giustizia civile, iniziamo a dare delle risposte. Il decreto ministeriale del ministro Madia, di concerto con il ministro Padoan, sulla identità digitale per gli italiani che ci seguono da casa, se c'è qualcuno che ci segue da casa, è il PIN che consente di avere accesso a ogni tipo di intervento amministrativo, tutti i certificati, tutti gli interventi che devono essere realizzati dal Comune, alla Provincia, alla Regione, allo Stato centrale. Il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale, il primo, di cui abbiamo iniziato l'esame, che il Vice Ministro Casero porterà all'esame della Commissione la settimana prossima e che approveremo venerdì prossimo, con la dichiarazione precompilata, che scatterà, come sapete, nel 2015. Quindi, a differenza delle altre volte dove la conferenza stampa era di annunci, come dicevate voi, e non di atti, questi sono tutti atti che il Consiglio dei Ministri o i singoli ministri o il Presidente del Consiglio hanno esaminato e o firmato. Infine, prima di arrivare a un calendario e ai decreti legge e al disegno di legge, e poi immagino a prendere un paio di domande, posso immaginare su cosa, abbiamo proceduto alle nomine necessarie, poi porteremo all'esame chi del Parlamento, chi alla firma del Presidente della Repubblica e vari organi istituzionali, di ENIT, ANAC, che è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. C'è Cantone, ma ci sono 4 membri, 2 uomini e 2 donne, che abbiamo oggi individuato. ISTAT, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia dei Beni Confiscati, CONSOB. Poi abbiamo
ottenuto il consenso della conferenza unificata, no, della Stato-Regioni, e da oggi abbiamo la possibilità di dire che tutti 8.000 i comuni, conferenza unificata, avranno lo stesso modulo per la scia e il permesso a costruire. C'è un comune vattelafresco da scaricare il modulo ad hoc, ci sarà un modulo unico nazionale per tutti i comuni, sempre nella logica della semplificazione. E questo mi pare che sia la parte a monte, e già penso vi diciamo, una pagina del giornale va su questo. Andiamo alla seconda pagina del giornale. Disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione. Il grosso delle misure sulla pubblica amministrazione sta qui, nel disegno di legge delega. Non si rimette a posto le prefetture per decreto o le camere di commercio per decreto, però ci sono anche, quindi nel merito sono i 44 punti, li vedrete, ed è un disegno di legge delega buono, a me piace molto, credo sia fatto un passo in avanti importante. Tuttavia, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato due decreti legge che sono essenzialmente uno legato a ambiente e agricoltura. Trovo naturale che sia spiegato da Martina e da Galletti magari domani, per evitare di darvi tutte le notizie oggi, stagionalizziamo un po', destagionalizziamo. E uno relativo alle misure per la competitività e per la semplificazione. Vi segnalo alcuni punti, quelli che credo vi interessino di più. Ve le rilasciamo a rape, notizie, però queste credo che siano più che sufficienti. Interveniamo norme sul ricambio generazionale in decreto legge. L'obiettivo è quello di creare 15.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione con la modifica dell'istituto del trattenimento in servizio. Dimezziamo il monte ore dei permessi sindacali nella pubblica amministrazione, era uno dei 44 punti. Rimoduliamo le propine degli avvocati di Stato e degli enti pubblici. Oggi come funziona? L'avvocato che vince la causa dell'avvocato del comune o dello Stato ha lo stipendio e poi arriva a prendere fino al 75% delle spese legali. Cioè, se il giudice dice che le spese legali vanno allo Stato, non vanno allo Stato, vanno al 75%, fino al 75% all'avvocato. Cosa facciamo noi? Diciamo che questa percentuale cala dal 75% al 10%. E diciamo che quando il giudice assegna la compensazione, oggi è fino al 50%, in questo caso è zero. Vi vedo contenti. Eliminiamo i diritti di rogito ai segretari comunali, poi i segretari comunali hanno la norma nel disegno di legge delega. Oggi il segretario comunale firma un bel contratto e c'ha una parte di quei soldi per il, diciamo, diritto che gli spetta. Il segretario generale c'ha il suo stipendio, tiene quello, vi garantisco che è più che sufficiente. Ci sono altre norme che vi risparmio per il momento, sul format, sulle autorità, sulle incompatibilità dei magistrati, sulla riduzione del 50% del diritto camerale. Noi abbiamo messo una norma in disegno di legge delega che è quella che stava nei 44 punti. Abbiamo ricevuto una buona collaborazione da parte di Union Camere, che naturalmente non è d'accordo con noi, ma che ha offerto una disponibilità al dialogo. Noi nel percorso parlamentare del disegno di legge delega discuteremo in Parlamento di che cosa devono essere le Camere di Commercio e cosa no. Io penso che la soluzione
più logica sia che le Camere di Commercio siano soggetti liberi di svolgere la propria attività in una logica di sussidiarietà, ma senza l'obbligo da parte delle aziende di dare i soldi, nel frattempo con decreto legge, quindi non nel disegno delega, interveniamo con la riduzione dell'obbligo del 50%. È un bel risparmio per le imprese. E quali imprese da oggi, non da oggi, dall'entrata in vigore del decreto, avranno anche il risparmio del 10% le piccole e medie imprese sulle bollette e avranno misure che Pier Carlo Padoan e Federica Guidi vi spiegheranno, io direi anche queste domani, perché se volete anche oggi, ma cioè, sono misure belle e importanti per il rilancio della stabilità. Sì, questo è l'indice del... ma vorrei non darlo se non è un problema, se poi volete darlo lo diamo, ma non lo darei. Probabilmente tutti voi siete interessati a capire come va a finire la questione ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, e Expo e dintorni. Ve la dico in questo modo. Noi nel decreto legge prevediamo che all'ANAC siano attribuiti non soltanto i poteri esistenti, ma anche i poteri che sono attualmente assegnati all'autorità di controllo e vigilanza per i contratti e servizi pubblici, e funziona più o meno così, in modo tale che poi quando avrete modo di vedere il testo potrete avere una chiave interpretativa rispetto alla vexata questione di che cosa succede in caso di difficoltà di un'azienda. Se si ha la notizia o la valutazione o una misura di restrizione della libertà personale, come è accaduto su Expo ma anche su Mose, legata a vicende che si immaginano corruttive, dico si immaginano perché fino a che la presunzione, qual è il problema? Il problema è che fino a che non hai la sentenza basata in giudicato, teoricamente c'è la presunzione di innocenza. Allora, che cosa abbiamo immaginato come norma che io giudico molto importante? In caso di vicenda oscura, chiamiamola così, l'ANAC ha il potere di segnalare e evidenziare questa vicenda qua e di proporre un commissariamento ad hoc, non dell'azienda, ma di quella parte dell'azienda che svolge il lavoro, tra virgolette, contestato o particolare, redigendo, nominando uno o più commissari ad hoc e redigendo una contabilità separata. Facciamo l'esempio. Vince la gara la Filippo Sensi S.p.A. e si scopre che ruba. Naturalmente, prima di arrivare a sentenza, sapete quanto tempo ci passa? Beh, facciamo conto che anziché aspettare 6 anni, tu, Autorità Nazionale Anticorruzione, individui o perché nell'attività di vigilanza dei contratti e dei servizi pubblici c'è qualcosa che non ti torna, per esempio nel decreto c'è l'obbligo di trasferire all'autorità ogni variante d'opera, che è un passaggio molto importante. Guardate che stiamo facendo una novità vera, grande, per cui se c'è vale 10 milioni, ma c'è la variante perché a questi vale 12, questo c'è l'obbligo di consegnarlo immediatamente, di segnalarlo all'autorità. L'autorità ci mette il naso e dice voglio verificare. Segnalo al prefetto competente che a mio giudizio la Filippo Sensi S.p.A. ha qualche forma di anomalia, il prefetto valuta e decide di intervenire, non commissariando la Filippo Sensi S.p.A. che magari ha 100 contratti sparsi per il mondo, ma su quel singolo appalto intervenire come? Con l'obbligo di individuare un commissario, ma anche di redigere una contabilità separata.
chi conosce un po' il mondo degli appalti si rende conto quanto sia importante questa norma. Io avrei molte altre cose da dirvi, confermo entro la fine di giugno il CDM su welfare e giustizia, le norme sulla giustizia andranno lì, confermo che lo sblocca Italia sulle infrastrutture andrà entro la fine di luglio, eppure che stiamo lavorando a un provvedimento ad hoc sulla scuola, non edilizia ma scuola, concorsi, professori. L'unica norma che abbiamo inserito in questo decreto legge è l'aumento delle, sempre nella logica dell'investimento sui giovani e sulla competitività, l'aumento da 3.300 a 5.000 degli specializzanti di medicina, che è una norma interessante che vi illustreremo nel dettaglio insieme al resto. Ah, come capite è un pacchetto di misure molto 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 importanti e significative, in più tutte le misure economiche che sono misure tese a rilanciare la possibilità competitività e la possibilità di investimento delle imprese, le aveva già parzialmente annunciate il ministro Guidi nelle settimane scorse e anche il ministro Padoa, anche su queste ha fatto un roadshow proprio nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Io sarei disponibile a rispondere a qualche domanda rapida, se volete anche su altre, ma fatemele subito perché facciamo soltanto un giro di domande, perché è tardissimo, e poi nel merito con Filippo decidiamo quali informazioni a rilascio diamo oggi e quali domani, per evitare, visto l'orario, abbiamo fatto tardi, vi chiediamo scusa, ma è stata una giornata bella impegnativa. Ci sono domande anche su altro, rapidissimi? Amministrazione in merito anche al non trattenimento oltre i 70 anni del personale dirigenziale, che immagino riguardi anche la magistratura. Se può specificare meglio questa norma e anche se ci può raccontare un po' di più su questa riforma della pubblica amministrazione. Grazie. Dunque, le misure di cui lei parla sono l'articolo 1 e l'articolo 2, peraltro, titolate disposizioni per il ricambio generazionale delle pubbliche amministrazioni, e l'articolo 2 incarichi direttivi ai magistrati. Sono norme molto di dettaglio che il ministro Madia illustrerà in un incontro ad hoc che potrà fare, immagino, a questo punto domani, ma comunque si è provveduto sostanzialmente a un regime di transizione onde evitare che gli uffici direttivi dei vari organi della magistratura o dei tribunali fossero sostanzialmente azzerati e decapitati dalla sera alla mattina. Sulla riforma della PA sono le linee che abbiamo detto, ci sono delle cose molto interessanti da subito, poi naturalmente, ripeto, molto sta nel disegno di legge delega, ma c'è esattamente lo stesso spirito. Ho letto oggi alcune critiche fatte da chi probabilmente non aveva ancora letto il testo, si è snaturato, sono venuti meno agli obiettivi. Gli obiettivi sono quelli, poi naturalmente il Parlamento è sovrano e deciderà che cosa fare, però noi abbiamo un percorso in cui processo amministrativo telematico, accanto al processo civile telematico, grande semplificazione delle norme, possibilità di identità digitale con relazione molto più forte tra il cittadino e la singola amministrazione, insomma, volendo fare l'elenco di questioni qui da discutere ce ne sono fino a domani mattina. Potete fare uno speciale oggi sulle cose che abbiamo fatto. Rapidissimi, altre due. Yes. Presidente, posso? Prego. Lei era in via Genasi in questi giorni e ci sono state le polemiche che ci sono state sulle riforme in generale, le risposte lei le ha già date mentre era fuori. Volevo sapere se in questa giornata che è stato qui e a ridosso dell'assemblea di domani sono maturate dei pensieri in più. Insomma, deve essere stato un bel contrasto dalla Cina all'Italia mentre si discuteva di accordi commerciali e poi tornare, insomma, a quello che è il dibattito politico italiano. Non ho avuto tempo oggi di occuparmi delle questioni interne al PD, lo farò domani in assemblea. Ho letto un po' di resoconti che trovo sorprendenti, nel senso che la sostituzione di singoli parlamentari da commissioni dove la maggioranza ha un voto di scarto
può essere considerata in tutti i modi, ma non certo come esercizio di un potere dittatoriale, come ho letto da parte di qualcuno. Se un partito politico ha una linea, chi sta in commissione e non segue questa linea ha il dovere, nel momento in cui il suo voto è decisivo, di farsi da parte rispettando la linea del partito in commissione. Poi in aula farà quello che crede, si esprimerà secondo coscienza, nessuno di noi espellerà nessuno, ma è del tutto evidente che se tu utilizzi il tuo voto decisivo, essendo di uno avanti in una commissione, per affossare un progetto del governo e non permettere a quel progetto di arrivare alla discussione dell'aula, non stai esercitando la tua libertà di coscienza, stai cercando di affossare una legge costituzionale o, come in questo caso, o una qualsiasi forma di legge come in altri. Quindi è del tutto normale, evidente e pacifico che possa esistere il potere sostitutivo da parte del gruppo esercitato per di più nella persona del capogruppo. Questo è avvenuto sia per un senatore del PD che per un senatore di Italia Popolare. Nel caso di specie è quanto più singolare la polemica, avendo il PD fatto le primarie sul tema delle riforme, portato due volte in discussione in direzione questo tema e votatolo a stragrande maggioranza, fatto quattro assemblee dei senatori sul singolo punto, offerto la massima disponibilità, perché ricordo che questa sostituzione non è stata fatta il giorno in cui la maggioranza è andata sotto sull'emendamento Calderoli, sull'ordine del giorno Calderoli, è stata fatta dopo, proprio per evitare che si formasse una non maggioranza ostile al disegno di legge del governo. Trovo del tutto naturale quindi che si possa procedere a, per rispetto nei confronti del gruppo e dei movimenti di cui uno fa parte, che in sede di commissione ci possa essere questa sostituzione. Non a caso non si tratta di né di epurazione né di espulsione del gruppo, semplicemente di coerenza rispetto alle posizioni del gruppo del PD e di Italia Popolare. Avremo modo di tornare sull'argomento domani. Se però dobbiamo buttarla in politica, voglio essere molto chiaro. I cittadini ci hanno chiesto di cambiare l'Italia. Io non accetto tutte le discussioni, i compromessi e le mediazioni che siano coerenti con il messaggio dei cittadini. Non mi rassegno all'idea che vinca la palude. E siccome vedo la necessità delle riforme, specie quando sono all'estero, perché di riforme hanno parlato tutti i nostri interlocutori internazionali, perché sono tutti in attesa che finalmente l'Italia si sblocchi. Bene, oggi noi diciamo, interveniamo sull'edilizia scolastica come avevamo promesso, il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, gli investimenti sul rinnovamento interno della pubblica amministrazione, la grande scommessa contro la corruzione. Intendiamoci, la corruzione non si combatte con nuove regole, la corruzione si combatte con una scommessa educativa civile e con un grande investimento del Paese in coscienza morale. Però nel frattempo diamo anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione dei poteri veri la possibilità di verifica degli investimenti e degli interventi che sono fatti, ed è una gigantesca occasione di cambiamento per l'Italia. L'Italia sta finalmente rispondendo alle raccomandazioni europee, le misure sulla competitività che Padoan e Guidi vi presenteranno, le misure di semplificazione amministrativa, di semplificazione giudiziaria. Stiamo cambiando l'Italia. Ora, se ci sono alcuni senatori che vogliono esprimersi con libertà di coscienza, facciano pure. I voti in Parlamento ci sono anche senza di loro. Se però immaginano di utilizzare un potere di blocco legato dai, diciamo, basato sui regolamenti parlamentari che assegnano un solo voto di scarto in commissione e quindi di fatto impediscono al disegno di legge del governo di essere approvato, allora in perfetta coerenza con i regolamenti parlamentari noi abbiamo scelto, i gruppi hanno scelto, io condivido totalmente la scelta che hanno fatto i capigruppo Romano e Zanda, sentiti i loro direttivi,
di procedere alle sostituzioni. Per cui a chi dice ma chissà se Renzi lo sapeva, io dico non soltanto lo sapevo, ma ne sono assolutamente convinto. Io non ho preso insieme al mio partito il 40,8% per stare a vivacchiare. Quel risultato serve a cambiare l'Italia e noi con molta determinazione la cambiamo. Non vogliamo essere come gli altri, promesse, 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 fatti zero. Parole, 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 riforme zero. Noi vogliamo essere decisi e cambiare le cose. E questo vale per la corruzione, come avete visto oggi. Non guardiamo in faccia a nessuno. Il Partito Democratico è stato chiaro con il sindaco di Venezia, Orsoni, del quale comprendiamo il dramma umano e al quale, come dire, io personalmente continuo a manifestare tutto il mio rispetto nonostante le frasi francamente incredibili che lui ha pronunciato oggi nei miei confronti. Ma nel momento in cui uno patteggia, cioè si dichiara colpevole, è del tutto evidente che non può continuare a fare il sindaco. Il PD su queste cose non guarda in faccia ai suoi. Figuriamoci se ha paura di qualcuno che prova a bloccare le riforme. Quindi, da questo punto di vista, con molta serenità, con molta tranquillità, con l'animo sorridente, noi andiamo avanti. E andando avanti, le garantisco che faremo l'interesse dell'Italia, perché in tutto il mondo c'è una richiesta, ne parlavo stamattina con Piercarlo, di veramente concretizzazione processo di riforme che vada avanti. Oggi ho incontrato alcuni investitori che vogliono intervenire in delicate zone del paese nostro, anche internazionali. Vedo gente che è pronta a mettere soldi. Ti dicevo, ma si va avanti? E noi oggi rispondiamo. DPCM scuola, DPCM processo amministrativo, la fatturazione elettronica è partita. Mentre qualcuno passa le giornate a ragionare di che cosa fa un senatore, e sono i 15 minuti di celebrità che stanno nella storia della cultura contemporanea, noi stiamo radicalmente rivoluzionando l'Italia, dal processo civile telematico che parte il 30 giugno alla innovazione profonda sulla pubblicazione dei dati con l'Open Sea. A proposito, questo è molto importante, mi viene bene, chiudo. Sul pacchetto Expo Milano partiamo anche con Open Expo, tutti i dati trasparenti online, voce per voce. Ci sono altri? L'ultima, vai. Come si rilancia il potere dei prefetti in funzione antiprevenzione, corruzione, come ha già chiesto Cantone? Qual è il criterio di riordino delle prefetture sul territorio? C'è un obiettivo numerico di riduzione? Nei 44 punti noi dicevamo di arrivare a meno di 40 prefetture. Nel disegno di legge delega indichiamo il livello regionale come il livello base, poi il Parlamento deciderà come muoversi di conseguenza. L'importante è che intorno all'ufficio territoriale di governo sintetizzino le varie funzioni che ha l'autorità centrale. L'ho detta in burocratese, mi perdonerete, la dico meglio. La ragioneria provinciale, se c'è un'unica prefettura a livello regionale, deve diventare un'unica ragioneria regionale. Tutti i livelli distaccati del governo devono fare riferimento a quell'ufficio territoriale lì, quindi in questo caso alla prefettura. Poi naturalmente sarà il Parlamento a decidere. Noi siamo per una prefettura su base regionale, sapendo che ci sono alcune zone particolari, in particolar modo dove è più forte l'influenza della criminalità organizzata, che ci chiedono di poter avere una divisione più puntuale sul territorio. Claudia Fusani dell'Unità. Volevo sapere se c'è questa sintesi tra la polizia penitenziaria e la polizia forestale. A un certo punto oggi è girata questa voce che di due polizie se ne facesse una, e seconda, se posso, i nomi dei quattro commissari che sono stati nominati con Cantone. Grazie. Sì, i nomi li dai tutti te, così dai anche i nomi dell'Agenzia delle Entrate, che credo vi interessi molto.
dell'Agenzia del Demanio, della Consob, dico alla Fusani che abbiamo, intanto posso dire che sono due donne e due uomini alla ANAC, che è una donna alle entrate e un uomo al Demanio. Fagli la scheda con i nomi, dai. Una donna alla Consob, era per fare la parte di cui... No, era semplicemente per non dire i nomi, ma fare la parte sulla attenzione tradizionale del governo Renzi alla identità di genere. Fate la scheda con tutti i nomi, a questo punto mi sembra corretto darlo. La prima domanda era le polizie? No. Tutto rimane così com'è? Per il momento sì. A domanda esplicita, risposta esplicita. È previsto nel disegno di legge o nel disegno di legge delega qualcosa riguardo all'accorpamento della polizia penitenziaria? No. Ho detto, io vi faccio il quadro generale. Se volete vi leggo il decreto, però mi sembra che sia poco serio anche da parte mia. Se ci sono altre domande di politica generale, prego. Presidente, buonasera, Manolo Lanaro, il fattoquotidiano.it. Le volevo chiedere, nel frattempo che lei era all'estero, è passata alla Camera la responsabilità civile per i magistrati. Il parere del governo era contrario e questa norma è passata anche con il voto dei franchi tiratori del PD. Il governo ha detto rimedieremo al Senato. Non è paradossale che un governo che vuole svuotare dell'attività legislativa il Senato dica questo, rimedieremo al Senato? Voglio dire, non c'è un campanello d'allarme in questo evento con la riforma che voi proponete? E sempre sulle riforme del Senato, il senatore che voi andate a sostituire, come lei ha detto, era determinante in commissione. Questo significa che Forza Italia fondamentalmente è contraria alla riforma che voi state promuovendo. Incontrerà nuovamente Berlusconi per cercare una nuova intesa? Grazie. Le sue sinapsi intellettuali portano a una riflessione molto interessante, ma sono da me respinte in partenza, nel senso che fatico a immaginare un collegamento tra il voto dei franchi tiratori, che peraltro lei assume essere del PD. Io invece parto dal presupposto che, essendo franchi tiratori, è difficile che uno sappia di che partito sono. Se però lei lo sa, evidentemente vuol dire che non so. Prego? Era su tutti i giornali, Presidente. Il fatto che fosse su tutti i giornali, per quello che mi riguarda, non è una fonte di accertamento, però evidentemente per lei sì, e io rispetto la sua opinione. Peraltro, lavorando per il fattoquotidiano.it, lavora anche per, diciamo, l'online e non il cartaceo, se dice tutti i giornali, da un attestato di stima ai colleghi che, ai suoi colleghi, io non mi sento di condividere, nel senso che, nel pieno rispetto per l'attività dei giornalisti, franchi tiratori, perlomeno per come li so io, non sei in grado di capirli fino a che non lo sai. Se lei li sa e me li dice, mi fa una cortesia. Sul punto di merito invece ho risposto, come lei sicuramente sa, da Pechino, e quindi non ho bisogno di risponderle ulteriormente. La questione della riforma costituzionale, anche lei assume, anche in questo caso lei assume l'idea che ci sia un consenso o meno di Forza Italia, che evidentemente, sul quale evidentemente ha più informazioni di me. Io non sento il Presidente Berlusconi da oltre un mese, esattamente dal voto sull'emendamento Calderoli. Non ho motivi di credere che la posizione di Forza Italia sia cambiata. Se è cambiata ce lo diranno. Ho però da dirle, questo sì, e glielo confermo, che per rispetto a 3 milioni di italiani che sono andati a votare alle primarie, a 11 milioni di italiani che hanno votato per il PD alle europee, agli oltre 100 rappresentanti della direzione del PD, alle centinaia di presenti di componenti, di membri dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, il PD che noi vogliamo discute fino in fondo di tutto, cambia idea e trova posizioni di mediazione, come è accaduto sul Senato. Lei ricorderà che la mia idea sul Senato era diversa da quella di cui stiamo discutendo. Io sarei per un Senato dei sindaci, un Senato fatto da 108 primi cittadini. Si è scelto di avere una soluzione diversa di mediazione, che io giudico accettabile, però
un partito che si chiama Partito Democratico non consente a ciascuno di diventare un partito anarchico. Quindi, indipendentemente da ciò che fa Forza Italia, la Lega e tutti gli altri, il PD va con una voce sola quando si tratta di discutere in commissione. Perché se non c'è una voce sola, il PD dà l'idea di far dipendere il grande tema delle riforme dalle singole idee di un cittadino, di un senatore. E finché stai in una comunità hai il dovere di far parte di quella comunità. Questo deve essere chiaro. Si discute fino alla morte dentro di noi, ma poi fuori la linea è quella uguale per tutti. C'è il diritto alla libertà di coscienza che si esprime nel voto in Parlamento per chi lo ritiene necessario, perché noi non comandiamo le coscienze, nessuno di noi ha espulso altri, però non è immaginabile che in nome del principio personale si blocchino le riforme di tutti. Facendo così non sarebbe mai possibile realizzare delle riforme. E su questo tema, con molta serenità, con molto rispetto e anche, lasciatemelo dire però, con molta decisione, io non intendo perdere l'occasione storica che abbiamo di fronte. Noi le riforme le facciamo sul serio. Se voi guardate anche semplicemente i titoli di ciò che vi ho detto, avete visto quanti soldi mettiamo in mano alle aziende con questo provvedimento? Tra il 50% delle camere di commercio e i soldi delle piccole e medie imprese siamo circa 2 miliardi di euro di tasse in meno che le imprese pagano, in questo caso soprattutto le piccole e medie imprese. Avete visto con quanta decisione lavoriamo perché i fenomeni corruttivi siano per la prima volta con una grande autorità nazionale anticorruzione impiegati e combattuti? Avete visto quanti giorni di polemica? Ah, ma i poteri a cantone. Mi pare che ci siamo presi 2 settimane e oggi abbiamo un testo che è un testo molto serio, che vale per l'Expo e che può valere anche per altre realtà, ove si verificassero dei fatti corruttivi o presunti tali, perché poi fino alla presunzione di innocenza, ricordiamo, siamo in condizioni di rispettare la Costituzione. Ricordo che la proposta che noi abbiamo fatto consente, eventualmente anche l'azienda fosse giudicata innocente o il titolare dell'azienda fosse giudicato innocente, attraverso la contabilità separata di non rischiare niente. Quindi è un fatto molto importante. Però sul tema delle riforme io avverto la necessità di cambiare l'Italia. Dopo che uno ha preso tutto quel fracco di voti là, non è che puoi stare a bivacchiare, non è che puoi dire vabbè dai lascia stare, una soluzione si trova, non è che puoi far finta di niente. C'è un dovere morale di rispondere alle speranze dei cittadini. E noi, con tutta la buona volontà di cui siamo capaci, andremo avanti. Se necessario, incontriamo chiunque. Per il momento non mi pare che sia all'ordine del giorno. Se ci sarà da incontrare Berlusconi, come gli altri leader delle altre forze politiche, io volentieri incontrerò chiunque sarà intenzionato a parlare e a confrontarci. Spero che prevalga il buon senso e tutti tornino a discutere di riforme perché riguardano tutti, però per quello che riguarda il PD, al PD è data la responsabilità di cambiare il paese oggi, per cui barra dritta, testa alta, cuore gonfio di responsabilità e di emozione, ma anche grande decisione e il giochino di dire siccome uno non è d'accordo si blocca tutto, non è rispettoso dei voti, noi non ci lasciamo stritolare dai veti. Io direi che a questo punto può finire qua, vi mandiamo tutto il materiale, nomi, cognomi, atti e dintorni, sarà una bella serata per voi con Filippo, grazie di cuore e ci vediamo per chi di voi vorrà domani dove all'assemblea del PD, magari parleremo in modo un pochino più compiuto. No, sono 8:30, ho fatto 5 domande, avevo detto che oggi era... Prego? Evidentemente non sono chiarissimo, ne parliamo domani. Noi siamo per le mediazioni sempre e ovunque, ma arriva un punto in cui non è che c'è da mediare, c'è da decidere, ok? Il tempo delle mediazioni è terminato all'interno del Partito Democratico.
Abbiamo ascoltato tutti, in tutte le sedi, in tutte le salse. Ci sono gli spazi per discutere, ragionare e riflettere ancora di singoli punti di dettaglio, ma non è possibile tutte le volte ripartire da capo. I cittadini hanno votato alle primarie su un programma chiaro, i cittadini hanno visto un gruppo dirigente del PD impegnarsi su alcuni punti chiari, i cittadini hanno votato, penso che se ne siano accorti anche i senatori dissidenti, in modo incredibile per il PD, era da 56 anni che un partito non superava il 40%, l'ultima era stata la DC di Fanfani nel 1958. Ora, dopo che per 56 anni nessuno è arrivato al 40%, un partito arriva al 40%, con questo mandato così forte di fare le riforme, noi ci blocchiamo perché un senatore non vuole. Ci prendono per matti e ci ricoverano tutti se facciamo questo. Per di più, noi consentiamo tranquillamente al senatore che dissente di esprimere le sue posizioni in aula. Nessuno espelle nessuno. Noi non siamo degli epuratori. Ma dentro il lavoro in commissione è doveroso che ci siano i numeri per rispetto della volontà dei cittadini e quindi di conseguenza se il senatore dissidente ritiene di non stare alle regole interne del gruppo, alle quali pure sarebbe impegnato, la regola del gruppo prevede che il capogruppo prenda il suo posto. Noi su questa vicenda stiamo rispettando le regole, quelle scritte e quelle di buon senso. Mi auguro che lo facciano tutti. E se qualcuno non lo farà, noi lo faremo anche per lui. Grazie.